amici, stavo un po' guardando i video che avevo caricato sul canale in questi giorni e tipo è 5 o 6 giorni, quindi tantissimo, che non carico un episodio della serie principale Vanilla. Cioè, io fossi stato in voi mi sarei lamentato tutti i giorni sotto nei commenti scrivendo quando esce la Vanilla, quando esce la Vanilla, quando esce la Vanilla. Perché a quanto pare è la serie che vi piace di più. Quindi oggi, a grandissima richiesta, andiamo finalmente, dopo 31 episodi, a cercare il portale dell'End. Vi invito a lasciare un piace, un commento, condividere il video e speriamo di trovarlo in questo episodio. Ma credo proprio di sì, sono abbastanza fiducioso. In caso, episodio XXL. Non lo so, vedremo. Amici, riprendiamo da dove ci siamo lasciati nell'ultimo episodio di una settimana fa. E esatto, dobbiamo dirigerci qua. Allora, io spero di avere dell'Ender, però del... Bravo, Mass. Sì! Bravo Master del passato che l'ha messa da parte. Ok, ci abbiamo 13 occhi dell'End. In teoria per far... Sì, perfetto. Oh, che bello. Vedete che bello quando uno c'ha già da parte le cose? E soprattutto ci andiamo a creare gli ultimi... Ne facciamo tutti? No, dai. Ne creiamo altri così e questi ce li teniamo in caso. E soprattutto mi prendo pure una sella perché... Lanciamo subito l'occhio dell'End che ci dice che dobbiamo andare di là. Perfetto, non spaccarti, ok. Che tra l'altro, ok. Se avete visto la serie Hardcore, tipo c'è andata non di fortuna di più, che abbiamo trovato letteralmente sotto casa il portale dell'End. In caso vi lascio tutta la serie in descrizione, in playlist, non lo so. Comunque vi invito a riprenderla. Se invece voi l'avete già vista, vi invito a scrivere nei commenti hashtag io c'ero, perché quella signora è una serie leggendaria. Ma adesso non perdiamo tempo con cose passate. Oh, guardate quanto è bello il nostro cavallino di diamante. Lento, eh. È molto lento il nostro... Sei lentissimo, sono più veloce io a piedi. Vabbè, è lentissimo. Ok, sono andato a dormire, così almeno possiamo andare in giro di giorno. E ci dice che è verso di qua. Quindi non so quanto ci aspetta di... camminata, dicevo, e speriamo non troppo in realtà. Ma se si rompe qua sopra, vuol dire che è bene o vuol dire... No, ci stanno invadendo i pil... Cioè, sul serio? Sul serio ci volete invadere? Basta! Cioè, ritorna la leggenda delle invasioni. Io non ne posso più, io ve lo dico tranquillamente, non ne posso più. Ok, sono caduto in una pozza piena di... Ti affermo lì, oh, cioè, perché, capito, no? Vabbè che abbiamo l'armatura... stra indistruttibile, le armi stra indistruttibili. E quindi volendo possiamo anche andare nella magione o come si chiama. Questo tra l'altro è l'acquario, se vi siete persi il video vi invito ad andare a vederlo. Sì, ma quanto è lento. Oh, bella la balestra. Molto bella la balestra, mettiamola a quella parte. Quanto è lento sto cavallo. No, mi fai totalmente schifo cavallino. Cioè, fatelo dire. Io non vorrei lamentarmi, ma fai abbastanza schifo, eh. Ma tipo che ho un piano, me ne vado a piedi, basta. Cavallino abbandonato, sei troppo lento, purtroppo l'altro l'avevamo perso, c'è pure morto. Quindi per ora ce ne andiamo a piedi, magari è anche vicino il portale. Dai, fate che sia sotto casa, vi pre... Ok, non troviamo il portale, quando non ho niente da fare mi metto a cantare. Stavo spaccando le gambe. Ok, ok. No, sta iniziando a piovere. Piovere e nevicare. Dai, vai, spacca tutto. Fio, quanto è veloce sto piccone. Cioè, spacca anche la terra per quanto è veloce. Guarda la pala. Dum, 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 dum. Che poi, mi stavo domandando, ma le foto alle coordinate di casa le ho fatte o no? Perché ogni volta c'ho sto dubbietto. Comunque, signori, vi invito ad andare a vedere l'ultimo episodio nel qua... No, no! No, finirà in tragedia. Finirà in tragedia questa esplorazione. Comunque dicevo, nell'ultimo episodio sono andato a crearmi una mega casa, una mega base nel Nether. Vi invito ad andarlo a vedere in caso ve lo foste perso, perché credo sia la mia più bella costruzione di sempre. Non lo so, lascerò giudicare a voi. Nel dubbio, non ho preso le... Ah sì, ce l'ho le torce, però ne ho un po' pochine, quindi... A me il carbone! Bra-bra-bra-bra. Vabbè, niente, mi sa che vi farò un taglio perché io continuerò a correre dritto finché non trovo qualcosa, comunque finché non cambia stra... Oh, attenzione, attenzione, no, si era semplicemente buggato. Vabbè, niente, vi farò di sicuro un taglio, io nel dubbio continuo ad andare dritto imperterrito per la mia strada. Se trovo qualcosa ve lo dico, se non trovo niente non ve lo dico, quindi non lo saprete mai. E però speriamo di trovare qualcosa, però stavo anche morendo di fame e non me ne ero accorto. Ci vediamo dopo. Allora amici, ho camminato per tipo... Oh, wow, 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 stia calmo. Ma subito che mi attaccano alle spalle quando meno me lo aspetto. Dicevo, ho camminato per un casino di tempo, ma tipo un casino di tempo. Per voi è passato letteralmente un secondo, per me, fidatevi, non è passato un secondo. Però qua sotto sento tipo scheletri, roba varia, sento roba incredibile. Sono veramente lontano da casa, quindi buono. Però ora non vorrei sprecare altre Ender Eye o robe del genere, perché appunto, a parte il fatto che non
non so quante me ne servono per il portale. Io ne ho 10 più altre 5. Vorrei semplicemente trovare l'entrata per il dungeon, anche perché gli scheletri e gli altri mob li sento, quindi per piacere fatevi trovare, grazie. 3 hours later. Finalmente la biblioteca, la biblioteca teca, la biblioteca, non vedo l'ora di prendere il libro e la mega cesta e spacca qua, ti prego non farmi rimanere bloccato, grazie. Dove sta? Eccola là, la biblioteca. Dai, dammi roba buona. Allora, libri normali, poi indistruttibilità 3, bene, e impatto 1, bene. Questa carta e questi altri libri, sì, potrei prenderli perché volendo non fanno mai schifo, eh. Però... non lo so, allora intanto mettiamo via qua, va? Ma sì, dai, mi sto facendo una bella scorpacciata di libri, vediamo quanti ne ho. 42, dai, ci sta, va bene, va bene. Quindi, una biblioteca l'abbiamo trovata. Ora, non so se ce ne sono due o di più, non ne ho assolutamente idea. Nel dubbio, torno ad esplorare... perché qui sì, ho piazzato tutto, tra l'altro sto rifinendo le torce per la 26esima volta. Però magari c'è anche un piano di sopra? Dite di sì, dite di no? Non lo so, non vorrei sprecare l'ender eye perché di sicuro si distruggono, quindi mi sa che tornerò ad esplorare. Qua non ho esplorato, c'è niente? C'è nulla? Zero? Totale? Non c'è proprio niente? No? Cesta! Vabbè, panini, ok. Allora, cosa numero 1, ho trovato degli smeraldi. Cosa numero 2, a parte il fatto che ho sentito dei suoni... chiaramente alieni, chiaramente. Ho sentito anche della lava. Eh sì, sentite, non so se anche voi la sentite. Dai che è qua da qualche parte. Signori, è un'ora che sto cercando sto portale finalmente, perché non volevo usare le Ender Pearl o le Ender Eye, chiamatele come volete. Qua ho pure rotto un coso. Se lo spawn lo teniamo, no, facciamo che ci mettiamo delle torce, va. Anche se credo che spawnino con le torce, ma vabbè, signori. Quante me ne servono? 3, 6, 7, 8, 9, 11, sì, ce le ho. Ma sapete che forse ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sapete che forse ne ho 11 giuste? 7, 8, 9, 10. Fuori di testa. Signori, ve lo giuro, non era voluta sta cosa, ma ne ho 11 giuste. Ora, in teoria, il mio piano era intanto di uccidere sti... sì, ok, basta, signori Silverfish. Vorrei distruggerlo in realtà qua, però boh, magari poi mi dite che mi servono. Non lo so, scrivetemelo poi nei commenti. Dicevo che il mio piano era quello di tornare a casa, però dato che sono molto distante da casa, preferisco rimanere qua, così finalmente nel prossimo episodio possiamo andare a sconfiggere l'Ender Dragon. Yeah, yeah, l'Ender Dragon, sì, sì, esattamente, che me l'avete chiesto in molti. Quindi non so quanto sia durato questo episodio, perché sarà tutto un taglio, dato che ho continuato a cercare invano il portale, finalmente l'ho trovato. Potrei segnarmi le coordinate, ma in realtà starò qui, quindi alla fine nel prossimo episodio... oh, salve, mi sono spaventato. Dicevo, il prossimo episodio respawniamo qui. Mi ha dato un ender pearl? No, non mi ha dato niente. Quindi facciamo che... spegniamo, salviamo, chiudiamo l'episodio, ditelo come volete, davanti al portale. Io salvo ed esco, mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Signori, questo video per me è stato lunghissimo. Vi invito a lasciare un piace, un commento, condividere il video. Nel prossimo episodio sconfiggeremo l'Ender Dragon e devo ammetterlo che non vedo l'ora. Quasi quasi me lo registro adesso. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2:15 per questo periodo estivo, con un nuovo video. Ciao. Ci ho messo un casino di tempo.